Proseguire nel nostro percorso sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, ma prima di aprire la scrittura in quel brano vorrei invitarvi a leggere quanto è scritto nel libro del profeta Ezechiele al capitolo 33. Ezechiele capitolo 33 è un passo che si unisce molto bene al brano che leggeremo di Timoteo. Ezechiele 33, versetto 11. Possiamo leggere dal 10. Dice il Signore, che sta trasmettendo un messaggio preciso al profeta: tu figlio d'uomo, di alla casa di Israele, voi dite così: le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi, e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere? Di loro, com'è vero che io vivo, dice il Signore, Dio, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Ora possiamo andare in Prima Timoteo. Teniamo bene a mente il brano che abbiamo letto. Prima Timoteo 2. Prima Timoteo 2. Versetti 3 fino al versetto 7. Dice l'Apostolo Paolo: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore. Ci ricordiamo che Paolo sta esortando Timoteo affinché la Chiesa possa pregare per le autorità. Ci ricordiamo il contesto, no? Quindi pregare per i re, tutti quelli che sono costituiti in autorità, per vivere una vita tranquilla e degna. E quindi dice Paolo: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo, e della quale io fui costituito predicatore e apostolo. Io dico il vero in Cristo, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Allora l'Apostolo Paolo sta dicendo nel versetto 3 che pregare per le autorità costituite, pregare per coloro che a quei tempi, poi ricordiamo, era l'imperatore, no? La massima autorità, colui che aveva diritto, che si era praticamente preso, non certamente un diritto divino, ma aveva il diritto, purtroppo, il potere di togliere la vita alle persone, qualora fossero andati contro l'impero romano, qualora avessero commesso dei crimini. E vorrei ricordare che a questi tempi predicare Gesù Cristo, adorare Gesù, adorare Dio, era considerato crimine, reato contro l'imperatore, perché l'imperatore, solo lui voleva essere adorato come Dio. In un certo momento della storia romana sembrava che gli idoli che Roma aveva importato dall'antica Grecia fossero scomparsi, perché l'imperatore, soltanto lui, voleva essere adorato come Dio. Quindi i cristiani erano visti come dei criminali. Però abbiamo ricordato la volta scorsa che Paolo esorta la Chiesa a pregare per le autorità, affinché noi possiamo vivere, dice, una vita quieta, pietosa e dignitosa. E dice Paolo nel versetto 3 che questo è buono e gradito. Cioè, non so se tante volte ci ricordiamo che pregare per le autorità costituite non è semplicemente un comando, non è semplicemente un ordine divino. Ma nel pregare per le autorità costituite noi richiamo
la gioia di Dio. E lo dice qui Paolo. Questo è buono e gradito davanti al Signore. Questo ci ricorda quanto sia importante, in senso generale, a 360 gradi, fare, camminare, vivere come piace al Signore Gesù. In Deuteronomio 6,18 dice il testo, sappiamo che questi concetti sono espressi non soltanto nel Nuovo Testamento, ma in tutta la parola di Dio, a un certo punto è scritto: farai ciò che è giusto e buono agli occhi del Signore, affinché venga a te del bene ed entri in possesso del buon paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Farai ciò che è giusto, farai ciò che è buono, farai ciò che è secondo il volere del Signore. Il concetto dell'ubbidienza in tutta la parola è un concetto ben chiaro, perché ci ricordiamo che già quando Adamo ed Eva furono creati dal Signore, già il Signore aveva detto ai nostri progenitori di ubbidire a Lui. L'ubbidienza è un concetto chiave in tutta la parola del Signore, anche perché dobbiamo ricordarci che dalla nostra ubbidienza o dalla nostra disubbidienza noi dimostriamo ciò che siamo. La parola di Dio è molto pragmatica, cioè è molto pratica. La parola di Dio non è semplicemente teoria, non è semplicemente un insieme di norme che io devo imparare a memoria, ma la parola di Dio è estremamente pratica, perché la parola di Dio ci insegna, e sono parole del Signore Gesù stesso che abbiamo in Matteo 7,17, quando ci ricordiamo il Signore Gesù parla dei falsi profeti, è un brano che tante volte abbiamo ricordato, dice: così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Quindi li riconoscerete dei loro frutti. I frutti identificano la natura dell'albero. Certo, noi, lo ricordavamo anche venerdì sera, noi non possiamo emettere sentenze, perché solo Dio ha il potere di conoscere perfettamente il cuore dell'uomo, ma dai frutti possiamo capire tante cose. E qui si parla dei falsi profeti. Immaginiamoci una persona che dice di aver creduto nel Signore, ma ad un certo punto viene da noi e dice: possiamo anche adorare gli idoli, possiamo anche adorare le statue, possiamo pregare qualcuno che non è Dio. Chiaramente prenderemo le distanze, vero? Nessuno che dice di adorare Dio direbbe queste cose. Quindi ciò che è importante è che noi dobbiamo stare attenti al nostro comportamento, alla nostra condotta, ai frutti, al frutto che noi manifestiamo. Che cosa dicono gli altri di noi? Quali frutti noi stiamo facendo vedere al nostro prossimo? Gli altri possono dire che facciamo ciò che è giusto, ciò che è buono, ciò che è gradito davanti al Signore. Abbiamo degli esempi biografici molto interessanti. Seguitemi nel libro degli Atti, a capitolo 11. A un certo punto il libro degli Atti ci presenta un uomo di nome Barnaba, che vuol dire, come sappiamo, figlio di consolazione, proprio per il dono particolare che aveva quest'uomo, cioè quello di apportare consolazione, consolare il cuore degli afflitti. Atti 11, versetto 24, dal versetto 23 dice: quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli, sta parlando di Barnaba, era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Ecco un esempio biografico. Non abbiamo soltanto Gesù. Non abbiamo soltanto il Signore Gesù, sebbene il nostro sguardo deve essere fisso su di Lui. Deve essere fisso su di Lui. Noi dobbiamo essere conformi
ci dice la scrittura, all'immagine del figlio, non all'immagine di Paolo, di Barnaba, di Pietro, di Giacomo e via dicendo, ma all'immagine del Signore. Però è bello vedere come degli uomini di Dio e anche delle donne di Dio si sono conformate all'immagine del Signore Gesù. Ed è bello vedere come a distanza di 2000 anni lo Spirito Santo ci parla ancora di Barnaba. Lo Spirito Santo ci presenta quest'uomo descritto come un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. Era un uomo che ubbidiva a Dio, era un uomo che camminava per lo Spirito Santo. E questo ci deve veramente incoraggiare, ci deve incoraggiare ad andare avanti nel cammino che il Signore ci indica. Non è una cosa difficile, non è una cosa impossibile. Tante volte noi cerchiamo di ubbidire a Dio con i nostri sforzi, con il nostro impegno umano, con le nostre forze, ma se noi pretendiamo di ubbidire a Dio con i nostri sforzi umani, siamo già persi in partenza. Noi possiamo ubbidire a Dio per la potenza dello Spirito Santo che è nella nostra vita, se siamo dei veri, dei reali figli di Dio, dei reali nati di nuovo. Tornando a Prima Timoteo, è bello vedere come Paolo parla di Dio nostro Salvatore. Quindi l'Apostolo Paolo focalizza la nostra attenzione ancora sul fatto che Dio ci ha salvato. Dio è il nostro Salvatore, come lo è anche, come dirà l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, proprio all'inizio della sua lettera, il Signore Gesù stesso. È bello vedere nella scrittura come gli attributi di Dio si possono incollare perfettamente al Signore Gesù. Non per niente il Signore Gesù è Dio. Si possono incollare perfettamente, tra cui anche l'appellativo di Salvatore. Infatti dice Pietro, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Qui chiaramente in questo brano Dio e Salvatore Gesù Cristo sono raggruppati in un'unica persona. E l'apertura di questa seconda lettera, il saluto dell'Apostolo Pietro ai suoi destinatari, mette l'attenzione, focalizza l'attenzione dei suoi destinatari al fatto che noi siamo stati salvati dal Signore Gesù. Non è qualcosa di scontato, sapete? Lungi da noi pensare che la nostra salvezza può essere una cosa scontata, perché non è così. La nostra salvezza è costata la vita al Signore Gesù, la salvezza di tutti noi. E tutte le volte che la parola di Dio ci ricorda che siamo stati salvati per grazia, ci vuole altresì ricordare che in noi non abbiamo vanti, noi non abbiamo meriti. Noi non meritiamo la salvezza, come abbiamo ricordato. È tutto frutto della grazia del Signore. Non diamo per scontato questo. Tanto sono salvato, tanto sono nato di nuovo, tanto non è qualcosa di scontato. Ricordiamoci ciò che sta dietro la nostra salvezza, l'origine della nostra salvezza. Se Dio non avesse dato suo figlio, se suo figlio volontariamente non fosse sceso in mezzo agli uomini per morire, per soffrire per noi, noi eravamo perduti. Noi eravamo perduti completamente. Noi siamo costati il sangue del Signore. Veramente io prego il Signore che nella mia mente questa realtà, questa promessa, questa garanzia non finisca mai in qualcosa di abitudinario, di religioso, di scontato, perché sarebbe veramente una gravissima offesa al Signore. Andiamo avanti e arriviamo a questo concetto che l'Apostolo Paolo evidenzia, concetto che vediamo anche in Ezechiele capitolo 33. In Ezechiele 33 abbiamo letto e
da precisare che quello è un messaggio rivolto in modo specifico al popolo di Israele. Non era un messaggio rivolto a tutti, ma era un messaggio rivolto al popolo di Israele. Ad un certo punto abbiamo letto che il Signore esprime quello che è, quella che è la sua volontà. Allora, quando si parla della volontà di Dio, si parla dei suoi decreti, ma si parla anche di ciò che Dio vorrebbe, ma che purtroppo, per la follia, per la pazzia, per il peccato, per la ribellione dell'uomo, il suo desiderio rimane insoddisfatto. E un esempio particolare lo abbiamo proprio in ciò che dice il Signore in Ezechiele 33 e Paolo in 1 Timoteo 2. Il Signore dice: se l'empio si converte dalle sue vie, ovvero se l'empio fa marcia indietro, conversione sapete che vuol dire fare marcia indietro, come pensavo prima, come vivevo prima, i miei desideri, le mie passioni, sono il mio passato, ora non voglio più vivere così, ma voglio vivere come Dio mi comanda di vivere. Questa è la conversione, è come, possiamo dire, una barca che torna indietro, vuol dire cambiamento, metanoia, cambiamento di mente, cambiamento di vita. Se l'empio si converte dalle sue vie, vivrà. Perché io non mi compiaccio, dice Dio, della morte dell'empio. Dio non si compiace e non si compiacerà quando dovrà, per la sua giustizia, ma anche per la sua ira, condannare tutti coloro che non si sono ravveduti, che non hanno creduto al Vangelo. Per lui non sarà un momento di gioia. Perché Dio non si compiace della morte dell'empio. E l'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 2 che Dio vuole non la morte dell'uomo, Dio non vuole la condanna dell'uomo, Dio ha creato l'uomo non per condannarlo, ma era perché l'uomo rimanesse con lui. Però le cose sono andate, come sappiamo, in modo diverso. Ovviamente Dio sapeva tutto. Già l'agnello di Dio era prestabilito lì, pronto per essere offerto nel momento in cui il peccato è entrato nel mondo. Poi quando giunse la pienezza dei tempi, Paolo ai Galati dice: Dio mandò suo figlio, nato da donna, per offrirsi per ciascuno di noi. Egli vuole. Mi ha colpito questo aspetto. Dio che esprime una chiara volontà. Dio che esprime un chiaro pensiero. Sappiamo che la volontà di Dio, appunto, facendo le dovute distinzioni, perché qui siamo in un contesto molto particolare, la volontà di Dio è sovrana. Tante volte la scrittura ci parla della volontà di Dio che è sovrana. Pensate che un re come Nebucadnezar, ad un certo punto, in Daniele 4:35, dice: tutti gli abitanti della terra sono un nulla. Sta parlando un re che prima era pagano e adesso si è convertito. Tutti gli abitanti della terra sono un nulla davanti a lui. Egli agisce come vuole con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra, e non c'è nessuno che possa fermare la sua mano o dirgli: che fai? Non c'è nessuno che possa fermare la sua mano. Cioè, se Dio decreta qualcosa, se Dio decide di fare qualcosa, nessuno lo può fermare. Questo sta dicendo Nebucadnezar, e sta parlando un uomo orgoglioso, prepotente, arrogante, violento, o per meglio dire era arrogante, era violento, era un re sanguinario, ma grazie alla testimonianza di Daniele e dei suoi tre amici, questo re chiede perdono a Dio. Ora so, dice Nebucadnezar, ora so che Dio è lassù nei cieli ed è l'unico e vero Dio. Nell'Antico Testamento questa era una confessione di fede in piena regola. Ancora Gesù non era venuto. Non potevano credere in Gesù da un punto di vista esplicito. Potevano dire: il Dio di Israele è l'unico e vero Dio. Sappiamo anche da quanto dice Romani 9,
6, un brano che conosciamo molto bene, che talvolta viene anche travisato, cioè viene capito molto male, dice l'Apostolo Paolo: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli di Abramo. A un certo punto dice: che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, poiché egli dice: io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Sapete in che modo tante volte questi versetti vengono presi? Ma certamente la volontà dell'uomo, cioè la nostra volontà, non comanda Dio, cioè non comanda la sua misericordia. In Romani 9 Paolo dice: io mostrerò misericordia a chi voglio io, mostrerò compassione a chi voglio io. Poi chiaramente da tutto il corpo della scrittura impariamo che Dio mostra misericordia verso chi gliela chiede, che Dio mostra compassione verso chi va a Lui umiliato e supplicando il suo perdono. Dobbiamo sempre unire tutto, no? Nella parola di Dio, ma la volontà dell'uomo non può comandare Dio. Anche noi dobbiamo stare un po' attenti a questo, se vogliamo dire, tranello, no? Che quando noi prendiamo molta confidenza col Signore, e Dio vuole avere confidenza con noi, attenzione, non è che sappiamo che Dio non è una realtà irraggiungibile, lontana, Dio è nostro Padre, e con nostro Padre noi abbiamo confidenza, ma la nostra confidenza non deve mai scadere nell'irriverenza, come se noi dobbiamo chiedere a Dio cosa deve o non deve fare. Dio sa Lui cosa deve o non deve fare, non gli dobbiamo dire niente noi. Non gli dobbiamo dare degli ordini, semmai noi dobbiamo ubbidire agli ordini che il Signore ci dà. Ed ecco perché noi siamo chiamati ad un ruolo di sottomissione. Siamo chiamati ad un ruolo di totale dipendenza dal Signore. Esattamente come dirà l'Apostolo Giacomo nella sua lettera, Giacomo 4, versetto 15, quando noi ad esempio nelle nostre conversazioni diciamo spesso se Dio vuole, giusto, ma non deve essere una sorta di litania, cioè una sorta di disco rotto. Quando noi diciamo se Dio vuole, dobbiamo essere consapevoli di quello che noi stiamo dicendo. Pertanto Giacomo dice: dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Sappiamo noi se usciremo da qua? Possiamo avere la garanzia matematica, il 100%, che potremo uscire da questa porta? Non lo possiamo avere. Dio ha in mano la nostra vita. Dio ha in mano il nostro respiro. Perciò in qualunque cosa è giusto fare progetti, è giusto programmare. Dio non condanna questo. Ma il fatto di mettere i nostri programmi sottomessi alla volontà del Signore. Questo è quello che ci insegna la parola del Signore. E poi nella scrittura si parla anche della volontà del Signore Gesù. Vedete, il Signore Gesù nel corso del suo ministero terreno non ha mai detto io voglio, a parte una volta. E questa volta, cioè questo momento dove Gesù dice io voglio, lo troviamo in Giovanni 17. Seguitemi in questa lettura, Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Versetto 24. In un senso implicito il Signore Gesù esprime una volontà anche nei versetti iniziali, quando dice: Padre, glorificami della gloria che io avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Ma qui nel versetto 24, in un modo chiaro, il Signore Gesù dice: non io vorrei, Signore, se è possibile, no, dice io voglio. Quindi esprime una volontà ben precisa. Padre, io voglio che dove sono io,
siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Non dice io voglio per, come posso dire, per un bisogno suo personale. Al Getsemani il Signore Gesù ha espresso al Padre dei bisogni suoi personali, come sappiamo, per il dolore enorme, immenso, che stava provando. Ma qui sta parlando di noi, cioè sta parlando della Chiesa, della sua Chiesa, della vera Chiesa. Sta dicendo che dove sono io, siano con me anche tutti quelli, dice, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data. Fratelli e sorelle, tutti coloro che hanno riposto fede nel Signore Gesù avranno occhi trasformati, tanto che potremo resistere alla sua gloria. Se il Signore sprigionasse la sua gloria oggi, nessuno rimarrebbe in vita. Non credenti, ma anche credenti. Non rimarremmo in vita. La sua gloria è immisurabile. Il sole è semplicemente un simbolo della sua gloria. E dicono gli scienziati che qualunque cosa si trova, mi pare, a 100.000 chilometri dal Sole, è disintegrata all'istante. Disintegrata all'istante. La gloria di Dio è infinitamente più forte, più potente di quello che può essere il fulgore del Sole. Noi avremo un corpo trasformato, si dice la parola di Dio, dove noi potremo addirittura resistere, anzi contemplare. Non solo resistere, ma contemplare la gloria del Signore. E Gesù dice, io voglio, Padre, che dove sono io, siano con me anche tutti quelli che mi hai dati. Possiamo vedere quindi la gioia del Signore Gesù. Nel preparare le lezioni della scuola domenicale, le nostre due sorelle stanno preparando un argomento molto interessante, ovvero i sentimenti di Gesù rapportati a noi. Quindi si è parlato della rabbia e mi pare che stamattina si parlava sulla gioia. Ed è interessante, facendo una ricerca, non c'è mai scritto, mai, che Gesù ha riso, che Gesù ha sorriso. Non c'è mai c'è scritto che Gesù pianse, ma non che Gesù rise. Non c'è scritto mai. Ma questo non vuol dire che Gesù non ha provato gioia. Vi ricordate quando in Isaia capitolo 53 il profeta, preannunciando la morte del Signore Gesù, dice: egli vedrà il frutto della fatica dell'anima sua e ne sarà saziato. Cioè la sua Chiesa, la Chiesa del Signore Gesù, è motivo di gioia per lui. Ed ecco perché lui dice qui: io voglio, Padre, che dove sono io siano con me anche quelli che mi hai dati. Chi sono coloro che sono dati al Signore Gesù? Tutti coloro, non tutti gli uomini, ma tutti coloro che hanno creduto al Vangelo, che ubbidiscono alla verità del Vangelo. Ed ecco che arriviamo al nocciolo della questione. Tutti gli uomini, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Sarà un desiderio realizzato? Sarà un desiderio soddisfatto? No. No. Dalla parola di Dio dobbiamo dire no. È il suo desiderio. Ma a motivo della ribellione, della durezza del cuore dell'uomo, questo desiderio sarà insoddisfatto. C'è tutto un capitolo dell'Apocalisse che ci parla di questo giudizio, di questa condanna, che sarà rivolta a tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita. Allora, come possiamo essere certi che il giudizio di Dio sarà perfetto? Punto numero uno, Dio
vede tutti gli uomini. Dio li vede. Dio conosce ciò che vi è nel loro cuore. Nel Salmo 33, versetto 13, dice il salmista: il Signore guarda dal cielo, egli vede tutti i figli degli uomini. Quando noi studiamo ad esempio i regni del passato, dell'antichità, quando noi studiamo la Siria, studiamo l'Egitto, studiamo Babilonia, a un certo punto, quando il Signore parla di Babilonia, Babilonia aveva un pensiero, no, nel suo cuore. E il pensiero era questo: io posso fare quello che voglio, tanto nessuno mi vede. Nel libro di Geremia trovate scritto questo: posso fare quello che voglio, tanto nessuno mi vede. E io non vorrei veramente, fratelli e sorelle, che questo possa essere anche forse il pensiero di qualcuno: posso fare quello che voglio, tanto nessuno mi vede. No, qualcuno che ci vede c'è. Qualcuno che ci vede c'è. Ed è il Signore. Il salmista lo dice chiaramente: il suo sguardo percorre tutta la terra. Ecco perché il suo giudizio è un giudizio perfetto, perché vede tutti gli uomini, passati, presenti e futuri, fino all'ultimo uomo che sarà sulla terra. Dio conosce tutto in un modo perfetto. In Ecclesiaste capitolo 3 e versetto 19 dice l'autore: infatti la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Guardate la tristezza di queste parole. La sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità. Naturalmente non possiamo pretendere di trovare nell'Ecclesiaste tutta la dottrina. L'Ecclesiaste credeva nell'aldilà, non è che non ci credeva, tanto che nel capitolo 12 dice che lo Spirito torna a Dio che l'ha dato. Ma cosa sta dicendo l'Ecclesiaste? Lui sta tracciando la vita dell'uomo da un punto di vista orizzontale, cioè quello che il suo occhio vede. Come vede, come vive un empio? Come vive un uomo senza Dio? Ha superiorità sugli animali? Come vive un uomo senza Dio? Un uomo schiavo delle sue passioni, dei suoi desideri, solo per soddisfare se stesso? Esattamente come un animale. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, oggi l'uomo sta diventando anche peggio dell'animale. La sorte, lui guarda solo da un punto di vista orizzontale, non parla qui dell'aldilà, non parla di giudizio, inferno, paradiso, non parla di questo, parla del fatto che tutti quanti, uomo e animale, hanno tutti una stessa sorte. In che modo noi vogliamo vivere? Alla fine l'uomo non potrà vivere per sempre sulla terra. Questo è il messaggio che ci vuole trasmettere l'Ecclesiaste: l'uomo non vive per sempre sulla terra. Anche se l'uomo senza Dio, nella sua illusione, pensa di sì. Anche se sa che morirà, ma la morte è qualcosa che non ci vuole pensare. È un argomento troppo triste, troppo... non voglio pensare alla morte. Ma la sorte sarà quella lì. E non soltanto. Perché finisce tutto lì. Il problema è perché rifiuterà il Signore. Perché rifiuterà il Signore, c'è una condanna che attende, che aspetta tutti coloro che hanno rifiutato la grazia del Signore. E Dio vede, Dio sa, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Non si compiace della morte dell'empio, ma per la durezza dell'uomo, dell'uomo ribelle, dell'uomo che rifiuta la grazia di Dio. Purtroppo ci sarà questo giudizio. Il Signore vorrebbe tanto che le cose sulla terra andassero in un modo diverso. Troviamo scritto, ad esempio, in Michea, capitolo 7 e versetto 2, già a quei tempi, pensate, già a quei tempi,
Il Signore deve dire l'uomo pio, cioè l'uomo giusto, l'uomo pietoso, è scomparso dalla terra. Non c'è più gente retta fra gli uomini, tutti stanno in agguato per spargere il sangue, ognuno dà la caccia con la rete a suo fratello. E pensate che qui il Signore sta parlando al popolo di Israele, il popolo eletto, il popolo di Dio. Naturalmente queste parole non hanno un senso assoluto, perché non è vero che non ci sono giusti sulla terra, c'è la Chiesa. Quindi che la Chiesa è popolata da giusti, da uomini e donne che sono state giustificate per la grazia del Signore. Qui stava parlando di un contesto particolare, ma al di fuori della Chiesa, fratelli e sorelle, ricordiamocelo, non esiste uomo pio sulla terra. Al di fuori della Chiesa, al di fuori dei redenti, al di fuori di coloro che sono stati giustificati, santificati in Cristo, non c'è più uomo pio sulla terra. Basta che noi leggiamo un giornale, basta che ascoltiamo un telegiornale, qualunque cosa, e ci rendiamo conto di come la violenza dell'uomo sta andando sempre, va sempre peggiorando. Vado verso la conclusione, e in 1 Timoteo 4,10, guardate che cosa dice qui l'Apostolo Paolo. 1 Timoteo 4,10 parla di un'affermazione che è certa, di un'affermazione assoluta. Quando Paolo dice certa è questa affermazione, vuol dire che è una verità indiscutibile. Certa è questa affermazione, non la si può negare. E dice, certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata. Infatti per questo fatichiamo e combattiamo. Abbiamo riposto la nostra speranza nel Dio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei credenti. Cosa vuol dire che il Signore, che Dio è il salvatore di tutti gli uomini? Potenzialmente è il salvatore di tutti gli uomini, potenzialmente. Ma noi sappiamo che la salvezza è qualcosa di cui Dio prende l'iniziativa, un dono che Dio dà, ma che l'uomo deve accogliere. Potenzialmente Dio è salvatore di tutti gli uomini. Ecco perché Paolo dice poi subito dopo, soprattutto dei credenti, perché i credenti hanno realizzato la salvezza di Dio. Ma ricordiamolo, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, anche se alla fine dei tempi lo scenario sarà ben diverso. Allora, fratelli e sorelle, concludo con un'esortazione che voglio fare mia, ma che voglio condividere anche con voi. Se Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, è anche questo il nostro desiderio. Noi desideriamo che tutti quanti, tutti quelli che conosciamo e tutti quelli che non conosciamo, vengano salvati. L'Apostolo Paolo però dice, come potranno credere se nessuno va a parlare? Come potranno accettare se nessuno predica il Vangelo? Ricordiamoci, fratelli e sorelle, che certo, qualcuno di noi magari si è convertito soltanto leggendo la Bibbia. La Bibbia è sufficiente. Se noi leggiamo la Bibbia con un cuore aperto e con un cuore disponibile, ci convertiamo. Perché la parola di Dio è potenza, non le nostre parole. Ma ricordiamoci anche che magari qualcuno di noi ha creduto nel Signore perché qualcuno gli ha parlato di Cristo. Perché qualcuno si è impegnato, ha lasciato magari le comodità di casa sua ed è venuto da noi a parlarci del Signore. E grazie a quella predicazione, grazie a questo fratello, questa sorella che ci ha parlato di Cristo, noi ci siamo convertiti. Allora noi veramente desideriamo la salvezza degli uomini? Veramente desideriamo che insieme a noi ci siano tante altre anime nella Gerusalemme celeste? Oppure pensiamo, vabbè, sono salvato io e salvata la mia famiglia, basta. Che questo non sia il nostro pensiero, fratelli e sorelle. Ricordiamoci,
se qualcuno non ci avesse parlato di Cristo, noi dove saremmo? Io credo che veramente dobbiamo farci un esame di coscienza, ma parlo per me stesso, innanzitutto. Quanto sfrutto le opportunità che Dio mi dà per parlare del Signore? Quanto le sfrutto? Pensiamo veramente che durante la settimana Dio non ci dia opportunità? Dio ce ne dà decine di opportunità per parlare del Signore. Ma abbiamo noi passione per le anime perdute? Abbiamo noi passione? Vediamo coloro che ci stanno intorno come le vedeva Gesù? Come delle pecore sbandate, pecore senza pastore? Le vediamo così? Se le vediamo così, allora agiremo di conseguenza. Ricordiamoci, il desiderio del nostro Padre è che tutti gli uomini siano salvati. Questo non sarà possibile, ma a noi è dato il compito di presentare e di predicare Cristo crocifisso. Ricordiamoci di quello che disse l'Apostolo Paolo: io non voglio sapere altro di Cristo e di Cristo crocifisso. Che a Lui vada la gloria. Amen.